Non è stato facile prepararsi per questo ruolo. Non sapevo esattamente cosa avrei dovuto fare. Certamente conosco la Bibbia fin da quando ero bambina e ho cercato di approfondire la conoscenza di Maria come essere umano. Maria è un personaggio che è stato tenuto in secondo piano, sempre circondato nel silenzio. Maria è molto poco raccontata nel Vangelo. E adesso? Dai, fai finta, action, non andiamo dietro con te, no? La parte di Maddalena, diciamo, è più invece assolutamente più romanzata, più inventata. Maddalena è un personaggio più moderno. Per questo si scontra con una società molto maschilista, molto autoritaria. È una donna che desiderò essere libera e felice nella sua umanità. Diciamo, nella storia Erodiade è la parte cattiva, più famosa per aver chiesto attraverso la figlia Salomè la testa di Giovanni Battista. Corrono lungo la riva e scappano là verso la macchina là. Oggi stiamo per girare Giovanni Battista, questo dovrebbe essere il fiume Giordano. Maria è la donna più fotografata del mondo, cioè non esiste altra donna che sia stata più ritrattata di lei. Il problema era quello di non farsi sopraffare da queste immagini stupende. La giovane Maria mi ricorda me stessa quando ero molto giovane. La Maria adulta invece mi ricorda molto mia nonna. Quando penso a Maria, cosa penso distinto? Una madre. Ho due figli ed è stato più semplice interpretare il ruolo di una madre. All'inizio mi fu chiesto di fare il provino per Giuseppe, poi è stato divertente quando Giacomo mi ha chiesto: vuoi provare a fare Gesù? Strana richiesta, ho pensato. Ti dico, scoop, no, mio nonno era falegname, questa cosa mi ha fatto molto piacere. È stato affascinante conoscere meglio la storia di Maria e Giuseppe. Non l'avevo mai considerata come una storia d'amore vera. Che tipo è Giuseppe? È l'unico personaggio che non è ultraterreno. Stavo facendo il provino per Giuseppe e Luca stava facendo il provino per Gesù. Ci siamo scambiati i ruoli. Buona Pasqua. Quando visitai gli studi la prima volta, rimasi molto colpita dalla grandezza, dall'ampiezza delle strade, dalla piazza, dal palazzo, dalle abitazioni, dai negozi. È fantastico. Adesso nello studio in Hammamet, dove è Gerusalemme in italiano. Guardate la mia casa, è veramente bellissima. Non l'ho costruita io, ma mio padre, o meglio, mio padre adottivo. Tutti questi costumi e fantastiche figurazioni e ambienti. È meraviglioso. Essere su un set dove succedevano tantissime cose contemporaneamente era come stare in un parco giochi. La Tunisia ha bellissimi luoghi dove poter girare. Beh, in questi giorni il tempo è abbastanza avverso. Anche se stiamo negli studi all'interno, l'acqua è devastante. Bonjour, Eliezer, ça va?
Questa è una tipica autovettura dell'antica Roma. Qui è dove c'è stata la lapidazione di Maria Maddalena. Questa è la via dove abbiamo trascinato la croce. Per rendere reale la scena e non vedere solo un attore fingere che la croce fosse pesante, abbiamo scelto una croce davvero molto pesante. Pesava 100 kg e io l'ho trascinata per tutto il percorso. Quando colpiva il terreno con forti tonfi, mi dava dei fortissimi contraccolpi in tutto il corpo. Nella scena chiave della morte di Gesù, la crocifissione, era impressionante vedere Andreas là sopra, crocifisso, con il sangue, in un luogo così apocalittico. Io penso che questo film sia pieno di fascino. Vai in pace e non peccare più.